che abbiamo presentato oggi è un prodotto innovativo, è un prodotto sia di ricerca che di diffusione di informazioni economiche e il tentativo è quello di sfruttare in modo adeguato il potenziale informativo che ha l'Istituto in termini di dati anche individuali sulle imprese. Questo primo numero come tema di approfondimento affronta il tema dell'internazionalizzazione delle imprese. La scelta deriva dalla consapevolezza che attualmente la domanda estera rappresenta uno dei pochi motori dello sviluppo e questo sarà un elemento che durerà nel corso degli anni sicuramente. Quindi noi abbiamo scelto di approfondire il tema dell'internazionalizzazione sia su dati aggregati, sia basandoci su dati aggregati, sia basandoci su base di dati individuali. Per far questo abbiamo costruito una base di dati di circa 90.000 imprese e le abbiamo classificate in termini di grado di internazionalizzazione, individuando le multinazionali, separandole dalle imprese puramente importatrici o puramente esportatrici e abbiamo anche realizzato una indagine ad hoc a novembre del 2012 sulle imprese esportatrici per valutare la loro percezione delle difficoltà del momento, le strategie che hanno utilizzato in passato per uscire dalla crisi e quelle che intendono adottare per il 2013. Oltre un terzo delle imprese negli ultimi anni è riuscita ad aumentare il livello di export in entrambe le aree di sbocco, in entrambe le principali aree di sbocco, quindi sia nell'area UE sia nell'area extra UE, nonostante una situazione difficilissima. Si tratta di circa 16.000 imprese che possono essere considerate il nucleo forte del sistema produttivo manifatturiero. Un altro aspetto rilevante è che le imprese rilevano invece una loro problemi, diciamo, di carattere manageriale e organizzativo nel perseguire un'adeguata strategia di internazionalizzazione. Quindi in pratica è un'autovalutazione in parte negativa proprio sulla loro dotazione aziendale in termini appunto di capacità manageriale e organizzativa. Questo è un dato interessante perché fa riferimento proprio agli aspetti connaturati all'attività dell'impresa.